Grazie Beppe, qualche cosa in futuro c'è o c'è già presente ed è presentato adesso una parte delle cose che ci possono essere da Monica Bocchia, che ci parla di cosa abbiamo a disposizione nella mieloide cronica al di là della targa del Serpi e quindi anche al di là del trapianto, direi. Prego Monica. Grazie a tutti, buongiorno a tutti e grazie a Luigi per questo gentile invito. Allora, la domanda che mi è stata posta, in cui in piccola parte risponderò, è cosa abbiamo a disposizione al di là della target therapy nella leucemia mieloide cronica. Ecco, subito. E la risposta che così comincio a dare è che probabilmente abbiamo anche un altro tipo di target therapy. E infatti noi possiamo considerare un'immunoterapia specifica attiva come un vaccino, come un tipo di target therapy alternativa e potenzialmente sinergica e additiva alle immatini. In effetti, tra quelli che possono essere considerati dei vaccini terapeutici per la mieloide cronica, oltre a quello di cui vi parlerò un pochettino più in dettaglio dopo, che è stato un po' l'inizio, cioè un vaccino con peptidi derivati dalla P210, come vedete da questa diapositiva si sono aggiunti altri approcci, altri peptidi sono stati identificati, peptidi derivati dal WT1 o dalla proteinase 3, che sono stati e hanno iniziato un iter terapeutico, ma anche altri approcci di tipo vaccinico, come per esempio l'infusione di heat shock protein derivate da cellule autologhe di mieloide cronica, ma anche cellule dendritiche caricate con peptidi sempre considerati leucemia specifica, o da ultimo anche questo approccio molto interessante in cui delle cellule di K562 sono ingegnerizzate per produrre GM-CSF e vengono impiegate come vaccinoterapia. Tutti questi approcci comunque cosa mirano? Mirano a che l'antigene che noi introduciamo venga in qualche modo preso dalle cellule presentanti l'antigene, venga fatto un priming dei linfociti e successivamente questi linfociti possano in qualche modo controllare o uccidere la cellula leucemica di mieloide cronica. Il tutto in un ambito, diciamo, terapeutico molto ambizioso, cioè in quella che è la malattia minima residua, in quanto tutti i trattamenti di vaccinoterapia sarebbero teoricamente mirati a fare quello che... Scusate, ma è veramente... Tremendo. A fare quello che ci si auspicava, cioè a ridurre ulteriormente questa malattia minima residua di cui abbiamo sentito parlare, che sicuramente sopravvive agli immatini, e quindi associare questo tipo di trattamento alternativo per questo fine. Vi do brevemente un flash su quello che è stato il nostro approccio in questo senso, quindi il prototipo un po' dei vaccini che si impiegano nella mieloide cronica adesso. Noi siamo partiti con un vaccino costituito da 5 peptidi derivati dal punto di fusione della P210 di tipo B3A2, questi sono i peptidi, un protocollo che prevede una GM-CSF al primo giorno e al secondo giorno GM-CSF e 5 peptidi derivati dalla P210. In che pazienti? Pazienti con una malattia residua minima stabile, prolungata generalmente durante i matini, con due obiettivi principali: una risposta, la valutazione di una risposta immunologica specifica per i peptidi che abbiamo somministrato e ovviamente una risposta clinica. Per quanto riguarda la risposta clinica, in questo primo studio sono entrati 28 pazienti ormai e questi sono i dati. Abbiamo circa il 68% dei pazienti che dopo le prime 6 vaccinazioni, che noi consideriamo la fase di immunizzazione che dura 3 mesi, hanno avuto una riduzione della loro malattia minima residua e il 28% ha raggiunto una risposta molecolare completa. Il follow-up è di pazienti che hanno continuato a fare delle vaccinazioni, dei boost, diciamo, circa ogni 6 mesi e, come vedete, sono rimasti in trattamento 17 pazienti che fanno appunto circa dei boost ogni 6 mesi e hanno una mediana di osservazione di 3 anni. 9 di questi sono ancora in risposta molecolare completa, mentre 2 sono ricaduti, pazienti che non hanno mai avuto una risposta immunologica, di cui vi parlo fra un attimo. Un paziente, rimanendo Filadelfia negativo e molecolarmente negativo, ha sviluppato una mielodisplasia.
Allora, la risposta immunologica, su cui mi focalizzerò fra un attimo, è stata fondamentalmente, questa è stata la novità che noi abbiamo osservato, mediata dalla presenza di linfociti CD4 specifici per uno dei peptidi contenuti nel vaccino, quello più lungo, che diciamo, abbiamo osservato nell'82% dei pazienti con intensità di proliferazione sia di tipo intermedio ma anche molto elevato. E quando siamo andati a vedere, a correlare l'entità di proliferazione di questi linfociti peptidi specifici con la probabilità di ottenere una risposta molecolare completa, come vedete qui, la maggior parte dei pazienti che hanno ottenuto questa risposta molecolare hanno avuto anche delle proliferazioni molto importanti. Al che ci siamo chiesti, ma cosa sono questi linfociti CD4, a cosa servono? E anche perché nella maggior parte degli studi di vaccinoterapia è il CD8, il CTL, la cellula che viene perseguita. Quindi abbiamo cercato di analizzare la nostra popolazione CD4 più peptide specifica e vedere se in questo ambito potessimo avere linfociti regolatori che addirittura potessero inibire la risposta antitumorale, oppure linfociti citotossici di tipo CD4. È uscito recentemente un lavoro su Blood che dice che questi tipi di linfociti sono addirittura più efficienti dei linfociti CD8 nella risposta antitumorale, oppure dei linfociti attivati che potessero in qualche modo favorire poi la risposta CD8 peptide specifica. E abbiamo fatto questo coltivando per 4 giorni i linfociti CD4 isolati da pazienti vaccinati o in presenza del peptide, quindi dando una nuova stimolazione in vitro, o in presenza di un peptide di controllo. E come vedete qui, la sottopopolazione CD4 più perforina più, che possiamo identificare come una sottopopolazione ad effetto citotossico, effettivamente raddoppia in presenza del peptide. Quindi in questi pazienti vi è un aumento di questo tipo di linfociti. Sono tutti pazienti che hanno dimostrato di avere una proliferazione peptide specifica in vitro e, per esempio, in questo caso un paziente che non ha proliferato in vitro e non ha neanche aumentato la percentuale di questi linfociti, e questo è un soggetto normale. Ma ancora più interessante è stato l'osservare un nettissimo incremento di una popolazione linfocitaria CD4+, CD25+, FOXP3+, che attualmente viene definita di tipo regolatorio. Ovviamente questo non ci ha inizialmente molto entusiasmato, e anche qui, per farvi vedere, tutti i pazienti avevano proliferato in vitro CD4, e in questo caso un paziente appunto in cui non avevamo avuto proliferazione è un soggetto normale. Dicevo, la proliferazione di questa sottopopolazione cellulare ci ha in qualche modo indotto a pensare che potessimo avere dei linfociti regolatori in realtà. Anche se però per Treg o CD4 regolatori diciamo è ancora abbastanza controverso quale sia l'immunofenotipo. Il FOXP3 per esempio è stato trovato anche su cellule attivate e quindi manca, deve essere associato a un immunofenotipo favorente un'evidenza diretta dell'inibizione della proliferazione di linfociti normali. Per cui abbiamo provato a fare proprio questo. Abbiamo fatto praticamente una MLR, una coltura mista linfocitaria, marcando con un tracciante di cui possiamo poi seguire benissimo la proliferazione, che è il CFSE dei linfociti CD4 normali, e come controllo negativo li abbiamo messi insieme a linfociti allogenici, sempre normali, valutando l'entità di proliferazione, in presenza di stimoli proliferativi molto importanti. Quando al posto dei linfociti, normali, abbiamo messo i nostri linfociti dei pazienti vaccinati, ristimolati o non ristimolati con il peptide del vaccino, abbiamo trovato che in effetti queste cellule assolutamente non inibiscono la proliferazione di linfociti normali. Come vedete, in presenza degli stimoli, i linfociti normali proliferano nello stesso modo sia in presenza di altri linfociti normali o di linfociti di pazienti vaccinati, anche quando sono stati ristimolati col peptide. In aggiunta, addirittura sembrerebbe che senza stimoli esterni la presenza di questi linfociti sia favorente della proliferazione. Quindi cosa abbiamo concluso da questo studio? Che sicuramente il nostro vaccino induce una risposta di tipo CD4 che è mediata da questo peptide, che vi è un aumento di linfociti potenzialmente citotossici, che sono i CD4 perforina più, e che vi è un aumento di questa sottopopolazione linfocitaria che non è inibitoria. Stiamo valutando il ruolo di questa popolazione nell'ambito della risposta antitumorale.
Vi ricordavo che è attualmente ongoing lo studio GMEMA proprio di espansione di questi dati con questa combinazione di peptidi, e questo è lo schema di trattamento, ma che a presto sarà pronto, in realtà è già prodotto, anche un peptide derivato questa volta dal B2A2, dall'altro breakpoint della mieloide cronica, che dovrebbe o sta dimostrando avere le stesse caratteristiche del B3A2. In effetti abbiamo trattato finora 6 pazienti con questo peptide, e come vedete di questi 5 erano pazienti vaccinati durante trattamento con imatinib, 2 dei quali in risposta citogenetica completa ma con un aumento progressivo del BCR Abelson. In questi pazienti abbiamo osservato una stabilità della risposta e una riduzione del trascritto dopo le prime 6 vaccinazioni, ma 3 pazienti erano in risposta citogenetica completa con una malattia molecolare minima e stabile, e in questi pazienti dopo i primi 3 mesi, quindi dopo l'immunizzazione, 2 abbiamo avuto una negativizzazione della PCR. Un paziente è stato messo sotto trattamento invece dopo aver sospeso da 2 anni l'interferone, ma aver mostrato in CCR un progressivo aumento del BCR Abelson, e questo paziente al momento ha una malattia stabile. Ho finito e ringrazio tutti i miei collaboratori. Grazie Monica per questa bellissima presentazione. Avremo un credito di 3 minuti esatti rispetto al tempo che ci è stato dato dai moderatori, però anche su suggerimento del padrone di casa il pomeriggio è lungo, gli argomenti sono tanti, e penso che adesso dire, se c'è uno che ha una domanda velocissima, sarebbe fare offesa ai presenti, per cui ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ringrazio voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci, e restituisco